grazie di essere intervenuti, grazie di essere così numerosi, perché come diceva Giacomo, questo è il sintomo che c'è interesse, c'è curiosità, c'è voglia di ascoltare quello che diciamo. Io parto da una premessa un po' diversa. Io dico che oggi non nasce un movimento nuovo, ma prosegue l'esperienza della nostra lista civica, della lista che mi ha accompagnato in occasione delle elezioni regionali di un anno fa, ed è stata la lista civica che mi ha dato la volontà di continuare, perché ho parlato con tante persone che lo scorso anno si sono candidate, che mi chiedevano di poter continuare la loro esperienza politica, di poter continuare a impegnarsi, di poter continuare a dare il proprio contributo al miglioramento della nostra regione, ma che senza un luogo, perché forse non tutti si riconoscevano, hanno deciso di entrare in partiti storici, non erano le condizioni di fare, e quindi nasce da questo. Ed infatti io credo che il principale punto di riferimento siano proprio gli amministratori locali. Oggi sono presenti tanti sindaci, tanti consiglieri, tanti assessori che fanno parte del mondo civico, che fanno parte di quel mondo di persone che è più capace di fare che magari di discutere di politica, che è brava nel realizzare i progetti, che è brava nel dare risposte ai propri comuni, ai propri territori, alla propria gente, che ha voglia di continuare ad impegnarsi in questa attività. E credo che questo sia un valore aggiunto, sia sicuramente un punto di riferimento sul quale fondare questo nuovo movimento, questo movimento che prosegue l'esperienza già del passato. È chiaro che poi ci sono dei valori di fondo, i valori sono quelli di Matteo Salvini, li potete leggere, li potete individuare, sono i valori che noi portiamo avanti in regione, perché sicuramente molto del programma farà riferimento, dato che sarà un programma che si rivolgerà agli amministratori locali, perché noi ci presenteremo nelle elezioni amministrative del prossimo maggio. È chiaro che molti dei principi verranno tratti dal nostro programma regionale, e quindi sono quelle cose che voi già conoscete: essere vicini all'imprenditoria, rilanciare l'innovazione, spingere sulla ricerca, cercare di favorire l'internazionalizzazione delle aziende, l'istruzione e la formazione continua, la possibilità di contribuire a realizzare quelle infrastrutture che sono necessarie per il nostro territorio. Sono quelli, il principio del richiamo sempre presente della legalità, rispetto delle regole che devono essere sempre all'ordine del giorno, questi sono valori fondanti, sono i valori della Lega, e noi non ci discostiamo da questi valori. Noi ci rivolgiamo soprattutto però all'amministrazione locale. Un altro punto che credo sia fondamentale è quello dell'autonomia, che però bisogna chiarirsi: l'autonomia non è soltanto quella richiesta che le regioni legittimamente fanno nei confronti dello Stato centrale, ma noi per autonomia intendiamo anche quella che discende da questa autonomia: l'autonomia degli enti locali, l'autonomia dei comuni, la maggiore autonomia delle province, la possibilità per ciascun grado istituzionale del nostro paese di essere nelle condizioni di poter operare, di poter portare avanti le proprie scelte, di poter decidere nei propri territori. Ecco, questo è un punto sul quale io vorrei soffermarmi, perché l'avevo detto in campagna elettorale quando appunto come candidato alla regione sostenevo questo principio, lo ribadisco in questo momento in cui oltretutto l'avvicinarsi della data fatidica che potrebbe sancire l'autonomia maggiore della regione comporterà sicuramente un trasferimento di ulteriori competenze, di maggiore autonomia, come dicevo, agli enti locali. Io credo che, vedete, il punto di riferimento però sia
perché abbiamo chiamato Lombardia ideale? Ma perché io credo che il valore della Lombardia debba diventare un punto di riferimento, la nostra terra, la nostra gente, la capacità di dare una risposta a tutte le difficoltà senza mai piangerci addosso, la capacità di organizzare, di guardare al futuro con entusiasmo, gli imprenditori che nonostante le difficoltà si rimboccano le maniche, la gente che comunque tutti i giorni affronta di difficoltà ma le riesce a superare. Beh, io credo che il nostro ideale sia questa Lombardia, questo modo di essere, che noi vorremmo cercare di esportare, questo ideale di convivenza sociale, di capacità della nostra regione, qualcosa che noi vogliamo far diventare qualcosa di più, un valore, un ideale al quale fare riferimento. Noi ci crediamo e speriamo di poter continuare questa avventura. Chiudo con un'ultima considerazione, l'ho detto, lo ribadisco e lo sottolineo, il nostro movimento si presenta soltanto a livello regionale, soltanto nelle amministrative del prossimo maggio. Quindi vogliamo ribadire e sottolineare il valore territoriale della nostra presenza. Io ringrazio tutti i presenti, ringrazio Giacomo che in questi mesi ha lavorato tantissimo, ringrazio Paolo Grimoldi che con la sua presenza vuole ribadire la nostra vicinanza, il nostro legame, ringrazio Roberto Anelli e andiamo avanti perché io credo che questa possa essere una strada che riuscirà a compattare tanta gente capace, tanta gente che riuscirà a dare molto al nostro territorio, alla nostra regione. Grazie.